Ciao a tutti, oggi parliamo di barrette proteiche, che cosa sono, quali sono le migliori, se servono e quando servono. Iniziamo spiegando che cosa sono. Sono degli snack dolci, sotto forma di barretta appunto, arricchiti in proteine. Di solito vengono usate le whey, le proteine del siero del latte, sono quelle più utilizzate, ma spesso vengono utilizzate anche mix di proteine, per esempio caseine, proteine dell'uovo e proteine del siero del latte, o a volte monoproteine, cioè fonti proteiche di un solo tipo. Per esempio, per chi non può mangiare le proteine del siero del latte, ci sono anche delle barrette con solo proteine dell'uovo. Le proteine sono sempre maggiori del 20%, nelle barrette migliori però sono maggiori del 30%. Diciamo che una buona barretta proteica da 50 grammi dovrebbe contenere quasi 20 grammi di proteine. Per quanto riguarda i carboidrati, sono sempre superiori rispetto alle proteine, siamo sul 40-50%, salvo i casi in cui siamo di fronte a delle barrette low carb. In questo caso vengono utilizzati dolcificanti, spesso polialcoli e polioli, o a volte anche dolcificanti a zero calorie, come per esempio l'aspartame, la cesufame o altri. In questi casi si può scendere anche di molto al di sotto del 40% di carboidrati. In base a questi dati possiamo rispondere alla seguente domanda: le barrette sono una buona fonte proteica? Sì e no, diciamo più no che sì. Perché? Perché per avere la stessa quantità di proteine che ho in 100 grammi di carne, io devo assumere una barretta che ha quasi sempre più di 200 calorie. Se mangio la carne, ho 20 grammi di proteine, se è magra, con 100-120 calorie in tutto. Quindi le barrette sono una fonte proteica, di certo non tra le migliori. Diciamo che le barrette proteiche sono uno snack dolce arricchito in proteine, e così bisogna considerarlo. Qual è il vantaggio delle barrette proteiche? Beh, innanzitutto sono uno snack dolce, quindi ci tolgono la voglia di dolce, e rispetto a uno snack dolce tradizionale, che può essere un gelato o una barretta tradizionale, uno snack tradizionale sotto forma di barretta, sono meno appetibili, quindi meno dolci, di solito contengono meno zuccheri e più proteine, quindi sono meno appetibili e più sazianti. Questo cosa significa? Che io posso mangiarle e quando arrivo in fondo a una barretta di solito non è che ne voglio ancora, perché non sono particolarmente appetibili, non sono così appetibili. Ovviamente, come vedremo in seguito, poi devono piacerci, se no non ha senso. E sono anche molto sazianti, perché? Perché questo contenere proteine, vi abbiniamo un po' di liquidi, acqua, classicamente, e possono saziarci molto più a lungo rispetto a una barretta che invece contiene solamente zuccheri e grassi. Quindi meno appetibili, ci accontentiamo di meno, seppur devono essere gustose, quindi ci tolgono la voglia di dolce, e più sazianti, quindi con 200-250 calorie noi magari riusciamo ad andare avanti un paio d'ore tranquillamente, cosa che non accadrebbe a parità di calorie con uno snack che contiene solo zuccheri e grassi e poche proteine. Altro vantaggio notevole è la praticità: sono estremamente pratiche. Io dovunque sono posso aprire una barretta, sono pulite, posso tenerle in mano, non mi sporco, le tengo dove voglio, basta non tenerle troppo al caldo perché sennò si squagliano, e quindi posso consumarle in ufficio, se sono in giro in bici, mentre sto facendo sport, in palestra, prima o dopo. Insomma, la praticità è sicuramente un vantaggio notevole delle barrette proteiche. Quando vanno assunte le barrette proteiche? Allora, ci sono diciamo due tipi di assunzione: nell'ambito dello sport e nell'ambito della dieta. A mio parere, nell'ambito dello sport possono essere utili in situazioni di emergenza, cioè sfruttandone la loro caratteristica che riguarda la praticità. Quindi io sono in palestra e non riesco a prepararmi niente per il dopo allenamento, magari passano 2 ore prima che mangio, una barretta proteica mi dà quello che mi serve alla fine dell'allenamento per arrivare tranquillamente a cena, o anche durante l'allenamento. Per esempio, uno che si allena a sciare o che va in giro in bici, cioè che sta ore e ore fuori e ha bisogno di uno snack proteico, non ha voglia di prepararsi il panino al prosciutto o uno snack salato perché non ha voglia di prepararselo o non riesce a portarselo dietro, ecco che la barretta proteica può essere utile. In ogni caso, nell'ambito dello sport, a mio parere, è bene sempre trovare soluzioni alternative e lasciare la barretta proprio come
ultima spiaggia. In ogni caso, possono essere utilizzate. Nella dieta forse hanno un pochino più di senso. Perché? Perché oltre alla praticità, che è una cosa che comunque uno poi dopo riesce a risolversela anche da solo senza aver bisogno delle barrette, basta ingegnarsi un attimo, hanno anche il vantaggio della sazietà e dell'appetibilità. Cioè sostanzialmente durante una dieta uno spesso, pomeriggio, al mattino, quindi negli snack, ha voglia di qualcosa di dolce, è molto difficile trovare qualcosa di dolce che sia anche pratico e abbia quelle caratteristiche nutrizionali, quindi sia saziante, proteico e dolce, è sufficientemente quindi appetibile. Ecco che la barretta in questo caso svolge una funzione che può essere molto importante. Banalmente, uno in ufficio è difficile che si riesca a preparare lo yogurt con la marmellata o mangiarselo. E invece la barretta può appoggiarla lì, mangiare un pezzettino alla volta, risulta essere molto più pratica. Anche qua conviene farlo in periodi limitati, oppure se si fa in periodi lunghi, sicuramente non tutti i giorni. Come scegliere le barrette proteiche? Le barrette proteiche sono destinate a un pubblico salutista, quindi raramente contengono degli ingredienti nocivi. E per esempio, per quanto riguarda gli aromi, sono tutte aromatizzate in modo sintetico, quindi quasi nessuna contiene aromi naturali. Di conseguenza, se dovessimo basarci su questo, le scarteremmo tutte. Quello che secondo me bisogna guardare è che non siano troppo caloriche, che non abbiano tanto più di 400 calorie per 100 grammi, ma soprattutto devono essere buone. Non tutte sono buone, molte hanno sapori terribili, sono finte, soprattutto quelle alla frutta. Quindi secondo me l'ideale è trovare quelle che ci piacciono, perché la loro funzione deve essere quella, cioè non è che dobbiamo mangiare una cosa che non ci piace solamente perché ha quelle caratteristiche nutrizionali. Quelle caratteristiche nutrizionali le troviamo in tanti altri prodotti. Quelle ci devono togliere la voglia di dolce, di mangiare uno snack al cioccolato o al cocco o al pistacchio, alla nocciola. Ce n'è di veramente interessanti dal punto di vista del sapore. Quindi per concludere, la scelta della barretta va fatta un po' sulle calorie, guardare che non abbia troppe calorie per 100 grammi e poi cercare di scegliere una barretta che soddisfi la nostra voglia di buono, perché quella sostanzialmente è la sua funzione principale.